Coppa Sabatini, lo scorso anno è arrivato un secondo posto, quest'anno come ti senti? Sì, l'anno scorso sono stato protagonista fino agli ultimi 50 metri, poi Sonny mi ha infilato, oggi speriamo che vada meglio, comunque in ogni caso essere lì davanti va sempre bene. Oggi vengo da Lombardia e da una settimana non bellissima, però insomma ho cercato di lasciarmi alle spalle anche la prestazione negativa del Lombardia e oggi è una corsa che ho sempre fatto, sono sempre stato lì davanti, quindi ci tengo a far bene. Ma vedendo l'elenco partenti, insomma siamo in 100 corridori, quindi e poi in un finale di stagione è sempre difficile tenere la corsa, può essere che si sganci qualche gruppetto a metà corsa o sul finale, insomma bisogna stare con gli occhi aperti, quello sicuramente. Poi dopo se gireremo la curva all'ultimo chilometro dove inizia la salita tutti insieme, lì a quel punto cercheremo di non farci sorprendere, di fare il nostro, però durante la corsa bisognerà stare con gli occhi aperti. Voi della Fagista comunque avete tante alternative? Sì, noi abbiamo la fortuna di avere una squadra molto forte, siamo in 3-4 corridori molto veloci su questo tipo di arrivi, quindi cercheremo di giocare bene le carte, magari di inserirci in caso di qualche frazionamento nel finale o a metà corsa, insomma di stare con gli occhi aperti. Poi dopo sul finale chi starà meglio ci parleremo tra di noi e vedremo come gestire l'ultimo chilometro.